Buona serata, buon mercoledì, oggi giorno di festa, 8 dicembre, giorno di festa per tutti, non per il campionato di Serie D, soprattutto il girone F che oggi ha visto le nostre compagini in campo, tanti pareggi, un solo successo, quello interno della Vastese contro l'Aurora Alto Casertano, c'era un derby, quello tra Castelnuovo e Nereto, partita la più scoppiettante della giornata, è finita 3-3, pareggiano anche il Pineto a Castelfidardo, il Chieti in casa contro il Tolentino e manca ancora il primo successo interno, anche il Notaresco contro la San Benedettese, non va oltre l'1-1 nel finale di gara dopo aver comandato per tantissimi minuti. Ne parleremo questa sera come di consueto, le immagini, i servizi che sono già pronti, tra poco vi mostreremo proprio con la partita del Savini di Notaresco, cominceremo l'1-1 tra Notaresco e San Benedettese, ma iniziamo salutando Andrea Costantini in redazione, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Che vi ha accompagnato questo pomeriggio nello svolgersi delle partite, Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Buonasera a te, oggi tu eri a Castelnuovo per Castelnuovo Nereto, partita abbiamo detto la più scoppiettante della giornata, non sono mancati i gol, non sono mancati gli episodi da Moviola, non solo a Castelnuovo, ne parleremo con te e anche poi nella seconda parte avremo anche un ospite da Vasto. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392 623 7060, WhatsApp o SMS. Vediamo i numeri della giornata Serie D, girone F. La giornata era la numero 13 con una partita sospesa, quella di Vasto Girardi del Ditella, quando eravamo sull'1-0 per i padroni di casa, una partita che sarà ripresa in un secondo momento, e come è stato per Castelnuovo Recanatese sarà ripresa dal momento in cui è stata interrotta. Castelfidardo Pineto 1-1, Castelnuovo Nereto 3-3, Chieti Tolentino 1-1, vince la Recanatese 3-0 sul campo del Fano. Matese Montegiorgio 1-2, Notaresco San Benedettese 1-1, Porto d'Ascoli Fiuggi 1-0, Vastese Aurora Alto Casertano 3-0. La classifica di questo raggruppamento che vedrà tra 4 giorni già tornare le squadre in campo, comanda una coppia adesso quella formata da Trastevere e Recanatese a quota 30 punti, Fiuggi 25, Porto d'Ascoli 24, a 21 Notaresco e Castelfidardo a quota 21 punti, 20 punti per Pineto e Tolentino, 17 per il Matese, 15 per Castelnuovo, Vasto Girardi e Chieti 14 punti, per la Vastese 13, per il Montegiorgio 12, per Fano e San Benedettese, che sono con ogni probabilità le due grandi delusioni di questo campionato, 6 punti per il Nereto, 2 punti per l'Aurora Alto Casertano. Questi i numeri della giornata numero 13. Allora io direi, prima di cominciare la discussione, di vedere il primo servizio, quello di Notaresco. Notaresco San Benedettese 1-1, servizio è firmato da Matteo Falzon. L'attesa sfida del Savini termina in parità, una rete per tempo, con partita bellissima nel primo tempo e ritmi calati nella ripresa. Si rammarica il Notaresco che vede sfumare una vittoria importante proprio negli istanti conclusivi al termine di un incontro giocato bene e condotto per larga parte. Le assenze per squalifica di Valenti e Massetti e per infortunio di Scimia costringono mister Epifani ad un cambio di modulo, passaggio al 3-5-2 con Gassama che affianca Maio in avanti ed il rientro di Capitan Speranza sulla linea difensiva. Il tecnico della San Benedettese Antonioli invece deve rinunciare ad Angiulli, uscito malconcio domenica dalla sfida contro il Castelnuovo, ritorno dal primo minuto per Lulli, seconda presenza per l'ex di turno Frulla. Il match entra subito nel vivo, dopo appena 20 secondi Ferri Marini approfitta di un errore di Bruno, Sciba è attento ed alza in angolo. La risposta del Notaresco non si fa attendere, dal terzo è Belardinelli a provarci, anche Noflak non si fa sorprendere. Minuto 14, veementi proteste per il rossoblù di casa, cross di Frederick sul secondo palo, tocco di Belardinelli, palla che arriva a Maio che mette dentro, il secondo assistente alza la bandierina per segnalare un fuorigioco apparso ai più inesistente. È prodigioso in due occasioni qualche istante dopo il numero uno di casa Sciba, al 17° disinnesca un tiro dalla distanza di Lisi. Un minuto più tardi si ripete con una parata fantastica sulla bordata di Varga. Il match si sblocca al 24° ed è Capitan Speranza a mettere il sigillo, il suo primo in stagione. Colpo di testa perfetto a deviare l'angolo battuto da Frederick.
Trovata la rete, la formazione di Epifani non si ferma e crea ancora nello spazio di pochi secondi. Minuto 27, Maio va via in velocità a Varga, cross che pesca sul secondo palo Bellardinelli, girata spettacolare e palla alta. Un giro di lancette ed è Frederick, pescato sempre dallo scatenato Maio, a provarci. Tiro sul primo palo, Noflack respinge. L'ultima emozione del primo tempo è targata ancora a Notaresco e pesce a provarci al 36esimo con palla che termina alta di poco. Anche se un attimo prima del riposo la Samba rischia l'inferiorità numerica, Frulla, già ammonito, trattiene pesce in una classificazione di ripartenza. Il direttore di gara, vicino all'azione, non tira fuori il secondo giallo. Nell'intervallo Epifani sostituisce Gassama con Pampano, cambio questo dovuto ad un infortunio muscolare che si rivelerà decisivo, decisamente meno le emozioni nella ripresa. Poco dopo il quarto d'ora, doppio cambio anche per Antonioli che mette dentro Di Domenico Antonio e Svarups, togliendo Frulla e Ferri Marini. Al 25esimo palla spiovente in area, il contatto tra Lopez, Petruzzi e De Sena viene punito dal direttore di gara che assegna il calcio di rigore tra le vibranti proteste della squadra notareschina. Dagli 11 metri si presenta lo stesso De Sena. Sciba con un tuffo prodigioso alla sua sinistra devia in angolo e sventa la minaccia. Passano i minuti, gli ospiti premono senza creare occasioni degne di nota, ma la beffa per il notaresco arriva al 42esimo, rilancio di Noflack, palla che viene controllata sulla corsia di sinistra da Di Domenico Antonio, cross con sfera che si impenna sul secondo palo, De Sena beffa tutti e mette dentro, è l'1-1 ed è anche l'ultima emozione del match che alla fine non accontenta nessuno. Mister Epifani, è arrivato questo pareggio, probabilmente sa di beffa perché è arrivato nel finale, nel secondo tempo, dopo aver creato tanto nel primo tempo, forse con l'uscita di Gassama vi siete un po' tirati indietro? Non è che ci siamo tirati indietro, è che Amir è dovuto uscire per un problema muscolare, purtroppo, e quando piove sul bagnato diventa tutto difficile, purtroppo in questo momento di emergenza. E oggi ho fatto i complimenti, abbiamo fatto una grande gara di sacrificio, abbiamo cambiato modulo, un modulo che abbiamo provato ieri per un attimo perché siamo rimasti senza esterni, ci siamo adattati perché ho grandi giocatori, grandi uomini, hanno capito subito che tipo di partita dovevamo fare. Credo che il primo tempo, a parte qualche errore nostro in uscita, che loro hanno avuto qualche tiro da fuori area, abbiamo fatto un grande primo tempo. Il secondo non è che ci siamo abbassati, col passare del tempo anche il campo è diventato sempre più pesante, abbiamo avuto delle situazioni di ripartenza dove potevamo fare meglio, potevamo fare gol, poi abbiamo preso credo un gol su un rimpallo, la palla si è impennata, sono quei classici gol che prendi che ti dà tanto dispiacere perché oggi meritavamo di vincere, a prescindere che loro hanno sbagliato un rigore che secondo me era inesistente, poi è stato bravissimo Clevis a fare una grandissima parata, però oggi ho visto un atteggiamento importante, la squadra ha fatto una grande gara, dobbiamo passare questo momento, recuperare i giocatori e qualche giocatore arriverà e quando saremo tutti torneremo a fare quello che dobbiamo fare. Sugli spalti c'era Vittorio Esposito, inutile non possiamo farti la domanda. A Vittorio è un giocatore che al 99% sarà nostro, domani dovrebbe firmare, è un giocatore che abbiamo voluto tutti, non devo dire io di Vittorio Esposito, è un giocatore che viene a aumentare la qualità di questo roster di squadra perché abbiamo già giocatori importanti e ci auguriamo che possa farci fare grandi cose. Secondo me è un buon risultato, faccio i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, perché il Notaresco è un'ottima squadra, però siamo passati in svantaggio in un episodio, avevamo già avuto due o tre occasioni nel primo tempo, faccio i complimenti al portiere del Notaresco che ha fatto due o tre parate incredibili, poi nel secondo tempo credo che ci sia stata solo la San Benedettese in campo e abbiamo pareggiato meritatamente dopo aver sbagliato il rigore, quindi premio lo spirito e la prestazione dei miei ragazzi. Sai, le occasioni è difficile creare quando comunque la squadra avversaria è tutta nella metà campo e difendeva, perché praticamente Notaresco nel secondo tempo si sono abbassati, si sono messi tutti nella loro metà campo, era difficile avere le palle pulite, però i ragazzi ci hanno dato dentro, abbiamo sempre cercato di giocare, abbiamo fatto la partita e poi secondo me abbiamo meritato ampiamente il pareggio. 1-1 dunque a Notaresco tra Notaresco e San Benedettese. Andrea, Epifani insomma, ha parlato dell'arrivo di Vittorio Esposito che oggi era in tribuna, l'abbiamo anche mostrato. Eccolo qua, ha visto la partita, probabilmente sperava in un risultato diverso, viene dal Fano dove aveva iniziato la stagione per tornare a quel 4-3 che è il marchio di fabbrica di questa squadra, anche se oggi
io ero presente, devo dire che il 3-5-2 mi ha convinto non poco. Che cosa porta Esposito, soprattutto quando tornerà anche Valenti a destra dopo le giornate di squalifica? Beh, se sta bene porta tantissimo, se sta bene non solo fisicamente ma anche mentalmente, se si cala nella realtà è chiaro che diventa un tridente devastante, perché la qualità di Valenti, la capacità di creare superiorità numerica di Vittorio Esposito, la capacità di segnare con grande facilità, anche oggi lo aveva fatto, gol annullato di un soffio di Maio, diventa un tridente irresistibile. Il problema è che comunque si è creato un certo gap dal primo posto, c'è una Recanatese che va a tutta, c'è un Trastevere che oggi stava perdendo, poi vedremo se effettivamente perderà questa partita contro il Vasto Girardi quando è stata sospesa, quindi c'è un discreto gap, però il Notaresco mette dentro un giocatore che può chiaramente risolvere le partite anche da solo. L'importante è che lui sia convinto pienamente di questa scelta, che si cali in questa realtà e che sia dentro al 100%, perché Esposito può essere il giocatore in più, a volte può essere anche il giocatore in meno. Lo conosciamo e può dare tanto, ma ti può anche togliere. Ad esempio Affano non si è integrato al massimo ed è andato via dopo un paio di mesi. Quindi sulla carta il Notaresco mette su un tridente devastante, perché con Valenti, Esposito sulle fasce e Maio lì in mezzo, e c'è da vedere il rompicapo per le difese avversarie per marcare questi tre. Veramente, ora esagero, ma veramente puoi permetterti fino a un certo punto di buttare la palla davanti, fate voi, perché la qualità di questi due esterni è una qualità per la categoria ingiocabile. Però oggi al termine della partita insomma c'era parecchio malcontento al Savini di Notaresco. Sarà che anche considerando gli altri risultati, Andrea, questa di oggi è, benché l'avversario comunque si chiami San Benedettese, un'occasione persa? Lo è, perché il Notaresco ha preso gol alla fine e quindi è chiaro che c'è rammarico. Poi quel rigore di Sciba sembrava il punto esclamativo, un blindare la vittoria, invece poi è arrivato questo 1-1 che non ci voleva, perché oltre che tenere il passo della Recanatese forse potevi guadagnare dei punti sul Trastevere, però ripeto, è una gara, insomma, manca un'ora da giocare, si ripartirà da 1-0 per il Vasto Girardi. Invece così, ben che vada, sono un punto rosicchiato, quindi è evidente. E poi ancora una volta il Notaresco in casa non riesce a trovare la vittoria, ed è un fatto che noi sottolineiamo da molto tempo, quindi è chiaro che c'è amarezza, perché se vuoi competere, il Notaresco vuole competere, sono troppi i punti che in casa vengono buttati via. Occasione persa, Stefano? Assolutissimamente sì, un'occasione persa, perché come diceva anche Andrea, se tu comunque anche nelle difficoltà, perché comunque Sciba è stato protagonista non solo del rigore parato ma anche di altre parate, e riesce ad arrivare negli ultimi minuti avanti 1-0, poi con quel pallone un po' così, no, qua messo in mezzo, non puoi farti sorprendere. Devi essere bravo anche a chiudere le partite prima, le ha avute le occasioni. Purtroppo il Notaresco quest'anno riesce poco a chiudere le partite quando si trova in vantaggio, e questo è un peccato. Sì, assolutamente sì. Vi faccio vedere un paio di episodi da Moviola, poi voglio anche la vostra considerazione, anche se in realtà poi effettivamente, ma lo ritroveremo andando a scandagliare la macchia della partita, si trova quasi a fine primo tempo un terzo episodio che poteva essere davvero davvero decisivo. Stefano, ti faccio partire con il primo, ovvero siamo al quarto d'ora del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, c'è il gol annullato a Maio. Lo vediamo perché la situazione è un po' particolare, c'è Fredrik che crossa da sinistra, arriva come nel più classico dei 3-5-2 Bellardinelli dalla parte opposta, il contrasto è con Lorenzoni e questo Maio mette in porta. Questo è il momento in cui bisognerebbe capire se Maio è avanti o dietro la linea del pallone.
Ecco. Non è facile. Ve l'ho fatta semplice, eh? Assolutamente no. Eccolo qua. Potrebbe beh, essere molto difficile. Ma è difficile. Potrebbe molto difficile, dietro. Però effettivamente io prima avevo guardato il piede di Maio, però se guardo anche sì. il piede di Belardinelli è abbastanza avanti, è probabile che sia in posizione regolare, non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma a sensazione, rispetto a quanto ho detto in precedenza in redazione, probabilmente è in posizione sì. regolare, potrebbe essere addirittura anche dietro la linea del pallone sì. Maio. Non solo potrebbe non essere in linea, potrebbe proprio essere dietro la linea del pallone, perché poi in realtà ecco qua, rispetto al colpo lui è praticamente, se prendiamo la profondità dell'area piccola, è quasi a metà dell'area piccola il piede di Belardinelli, mentre il piede destro di Maio diciamo che a metà non ci arriva nemmeno, o comunque ci deve arrivare. Dunque insomma è chiaro che, attenzione, parliamo di una chiamata da VAR, parliamo di una chiamata da VAR difficilissima, in cui alzi o non alzi la bandierina, comunque un terno all'otto. Di solito si dice di non alzare, però si dice di non alzare quando c'è il VAR. Quello è il problema, che però se te magari hai la sensazione in quel momento però che sia davanti. Però a volte sai che cosa mi viene in mente? Che quando un giocatore che ha estro, no? un numero 10, fa la giocata e la tenta anche nel momento di difficoltà, a volte anche la terna arbitrale deve essere capace anche di prendersi quella responsabilità di dire vabbè, adesso faccio la finezza, no? La metto così, faccio la finezza, magari sbaglio. Però dici, se sbagli... Va bene, però ho capito, allora fischiamo tutto e non... Beh, è chiaro che si va molto a sensazione, secondo me un po'... A volte tu dici, se ho alzato, ho alzato, però a volte puoi sbagliare... Eh sì. Oh, vi faccio vedere un altro episodio che invece è il calcio di rigore assegnato ma sbagliato dalla San Benedettese. Contatto tra Lopez Petruzzi e De Sena. Ecco. L'arbitro, devo dire la verità, non ha avuto alcuna esitazione. A me, l'ho detto anche oggi pomeriggio. Guarda quel sotto, se accade, accade in diretta, sembra un fallo forse più plateale che netto, e mi spiego, la dinamica può far sembrare che ci sia un contatto enorme, poi sicuramente il contatto c'è, e quello che probabilmente indirizza l'arbitro è lo sgambetto, tra virgolette, tra il piede destro di Lopez e il piede destro di De Sena, che secondo me indirizza la decisione e che comunque ci può stare, secondo me. Andrea, te che dici? Secondo me è un rigore ridicolo. Sì. Veramente ridicolo, assolutamente. Petruzzi guarda la palla e poi la palla passa, dov'è il contatto falloso? Guarda, forse sui piedi, però è chiaro che è un'interpretazione che sto dando io mettendomi nei panni dell'arbitro. Ha maggior ragione, Petruzzi guarda nettamente il pallone e non vedo proprio come si possa chiamare il calcio di rigore. Ok, va bene. E anche la caduta di De Sena, una caduta proprio goffa, anche innaturale se ci fate caso. Non vorrei che pesasse un filino la maglia. Sì. Questa mi è piaciuta. Ma tu dici a livello proprio di peso, Ma di peso. Di peso, beh, inteso che hanno una maglia spessa. Non lo so, certamente non è rigore. Allora, quello che invece, su cui molti non hanno, forse non si sono soffermati, a fine primo tempo, magari chiedo a Maurizio di trovarlo, siamo veramente a fine primo tempo, c'è una ripartenza di Pesce, doppio giallo, Frulla, già ammonito, poteva lasciare in 10 la San Benedettese, tra poco lo vediamo, e questo secondo me è un episodio persino più pesante, al di là del fatto che poi De Sena il rigore lo sbagli, ma perché manda le due squadre in inferiorità numerica con una squadra avanti 1-0 e con la possibilità eccola qua, Pesce passa e Frulla di fatto lo aggancia, e infatti Pesce si mette le mani nei capelli. Te, Stefano, che dici?
Secondo te... magari che se era il primo giallo, se era il primo giallo l'avrebbe tirato fuori. L'avrebbe tirato fuori. Andrea, per te? Cioè, ci per può me... stare il giallo, ma guardate anche Frulla che due volte ha dei gesti come a dire ma cosa stai facendo all'arbitro, cioè anche un po' irriverente. Era stato graziato per il mancato giallo, quelle espressioni potevano anche indurre l'arbitro, ah, sai cos'è, ti stavo risparmiando, se mi fai quei gesti il giallo te lo caccio lo stesso. Chiaro che ci poteva stare la seconda munizione. Io poi non so se Frulla ha fatto una partita fallosa, perché molte volte l'arbitro può pensare, vabbè, due falli, due ammonizioni, sì, si possono anche dare, però pesando un po' tutto il primo tempo, magari... Guarda, se vuoi la mia, questo è un episodio più grave del calcio di rigore. No, certamente. Questo è un episodio più grave del calcio di rigore. Parte che secondo me è più netto, nel senso che, ti ripeto, come ho detto prima, secondo me l'arbitro comunque è indirizzato nel contatto precedente dai due piedi che si incrociano. Invece questo è praticamente, la visuale è totalmente libera, è chiaramente un fallo in ripartenza perché Pesce sta ripartendo, ed è un fallo tattico perché non permette la transizione di Pesce da una parte all'altra. Secondo me questo è molto più pesante per me, perché poi manda le due squadre a giocarsi il secondo tempo in 10 contro 11. Buonasera, il Castelnuovo non sa più vincere, poi lo chiediamo a Stefano perché oggi è stato proprio a Castelnuovo. Oh Andrea, a questo punto però, dopo vedremo anche Castelfidardo Pineto, ma domenica c'è Pineto Notaresco. Sì, è un derby che al momento io definirei tra deluse, perché è inutile girarci intorno. Perlomeno il sottoscritto si aspettava che queste due squadre fossero, non dico in vetta, ma più vicine alla vetta. E invece più passano le giornate e più questo gap si allunga, si estende. Dovevano rappresentare al meglio la nostra regione per la competitività nel girone, e invece per il momento così non è, e quindi probabilmente chi vincerà, forse anche se manca ancora un bel po', potrà ancora dire qualcosa, perché darà anche una botta morale oltre che alla classifica alla squadra che dovesse perdere. Il risultato di pareggio non servirà a nessuno se c'è ancora la voglia di essere protagonisti e di essere competitivi, quindi è un derby che peserà moltissimo, anche perché insomma è un derby molto molto sentito dalle due piazze, dalle due tifoserie, dalle due società, e quindi la posta in palio sarà molto ma molto alta. Se il pareggio non serve a nessuno, però il problema è che se una vince evidentemente l'altra perde e la inguaia ancora infatti, di più. È quello che ho detto poco fa. È ancora più, cioè, di quanto magari, esatto, già non lo sia. Comunque, allora veniamo a te. Oh, ti sei divertito oggi? A livello di emozioni, sì, praticamente ci hai interrotto sempre. Sì, 6 gol, rigori. È stata una bella partita, soprattutto per merito del Nereto. Del Nereto? Sì, sì, del Nereto. Sì, perché l'ha approcciata molto bene, al contrario del Castelnuovo che non era il suo. Non sa più vincere, come diceva Nicola. Hanno ragione, è la verità, lo dicono i numeri. È un mese, oggi un mese e un giorno che non vince più il Castelnuovo. Era il 7 di novembre a Chieti. Allora fermo lì. Fermi tutti. Pubblicità, poi Castelnuovo Nereto. Rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso, che ho fatto aspettare un po' ed è giusto che adesso onori le mie promesse. Castelnuovo Nereto 3-3, il servizio è firmato per noi da Stefano Recanati. Pareggio pirotecnico nel derby dell'Immacolata tra Castelnuovo e Nereto. Finisce 3-3 con gli ospiti che, dopo essere stati sul doppio vantaggio, agguantano il pareggio nei minuti di recupero. Cambia modulo il tecnico di casa, che per l'occasione si affida al 4-3-3. Orlando ne è al meglio, al suo posto gioca Cangemi. Torna tra i titolari anche Prestiani, mentre in avanti la sorpresa si chiama Camara al posto di Ripa. Vitetto dalla sua deve fare a meno di Maidana, che ha rescisso il contratto con i Vibratiani. Al centro della difesa torna Salvatori, mentre in avanti gioca il tandem Boitori. Il Nereto interpreta bene l'avvio di gara e, dopo aver arginato alcune avanzate locali, alla prima ripartenza passa in vantaggio. Ristoschi, schierato un po' a sorpresa in avanti, va via bene sul filo del fuorigioco, trovando l'intervento fuori tempo di Terrenzio in aria, e per Tropiano di Bari ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri Natale intuisce il lato, ma non può nulla sull'esecuzione perfetta di Boito. Il vantaggio aumenta l'autostima del Nereto, che non si accontenta e 3 minuti più tardi trova il gol del raddoppio. Bene Sant'Angelo sulla destra a farsi vedere
vedere in avanti e servire al centro dell'area Boito, il quale di prima intenzione mette alle spalle di Natale, sesta rete in campionato per l'ex Rende. Il Castelnuovo prova a scuotersi e protesta con il direttore di gara quando D'Egidio va giù dopo il contatto con Ferrini, ma in questa occasione il direttore di gara fa proseguire tra le proteste dei giocatori di casa. Ancora Castelnuovo prima della mezz'ora, calcio di punizione che manda al tiro dal limite Alfieri con la palla che si impenna e trova la deviazione vincente di Prestiani, ma il guardialinea a negare la gioia del gol all'ex Cosenza. Il Nereto si difende bene e quando riparte lo fa con molta personalità, passando sempre per i piedi di Boito. Il numero 10 difende bene un pallone al centro dell'area, ma a negargli la gioia della tripletta personale Natale con un intervento alla disperata. Poi De Renzo in scivolata ci mette una pezza allontanando la sfera. Di Fabio corre a ripari ed inserisce Ripa per Camarà, ma le cose non cambiano. Ristoschi prima del 40esimo prova a iscriversi sul tabellino dei marcatori, ma la sua conclusione si spegne sulla parte alta della traversa. Dall'altra parte ci prova Alfieri a riaprire la contesa prima del finale di prima frazione, ma il tiro dal limite è messo in angolo da un attento De Luca. Ad inizio ripresa Di Fabio mette in campo Morelli per Prestiani, tornando di fatto al 4-2-3-1, e alla sua scelta viene subito premiata. Morelli crede in un pallone vacante, si guadagna un corner preziosissimo dagli sviluppi. Emili fa proseguire la sfera dalle parti di Ripa, che sottoporta riporta su in partita. Sesto centro per l'attaccante finora. Il Castelnuovo prova a cavalcare il momento e protesta di nuovo con il direttore di gara quando Ludovici entra a contatto con Ferrini, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa proseguire. I neroverdi spingono e trovano questa volta sì la massima punizione al 23esimo, quando Tropiano vede un tocco di mano di Salvatori. Dagli 11 metri si presenta Ripa, ma l'attaccante si fa ipnotizzare da un De Luca monumentale. Il portiere è bravissimo anche un minuto più tardi, quando dice no al colpo di testa di Terrazzo dagli sviluppi di un corner. Il Castelnuovo chiude il Nereto nella propria metà campo ed il pareggio meritato arriva al 24esimo. Batte e ribatte all'interno dell'area rosso-blu. Ripa è il più lesso di tutti e con un colpo liftato mette in buca d'angolo. Il Nereto, colpito nell'orgoglio, ha un sussulto prima della mezz'ora con Cipriani. Calcio di punizione velenoso dalla distanza del centrocampista. Natale battezza male la traiettoria, ma a salvarlo è la traversa centrata in pieno dal numero 8. La gara non ha un attimo di pausa e dall'altra parte D'Egidio ad involarsi verso la porta, ma questa volta è fondamentale il ripiegamento della difesa, che si aiuta anche con la traversa. Di Fabio cambia ancora e con le forze fresche trova il gol del vantaggio. Sanseverino da poco in campo è il più reattivo di tutti a credere in una respinta corta di De Luca e con il destro batte lo stesso sotto la traversa. Rimonta effettuata per Terrenzo e compagni, ma il Nereto di Bitetto ha sette vite ed in pieno recupero trova il gol del pareggio. Angolo contestato dal portiere Natale dopo il tiro di Ristoschi, dalla bandierina difesa immobile a punire i locali ci pensa un colpo di testa di Nardini da due passi. Alla fine fa festa solo il Nereto con un pareggio che sa di buon auspicio per il futuro, mentre il Castelnuovo non riesce a mettere fine a un momento no che dura ormai da più di un mese. Da salvare solo la parte centrale della sfida, perché l'inizio e la fine sono da film dell'orrore. No, l'inizio sicuramente disastroso, quando si è chiesto proprio quello di avere subito un approccio alla partita di un certo tipo, perché dovevamo subito metterla su certi binari, invece non è stato così. Abbiamo preso due gol incredibili e poi niente, poi è fatto fatica, però la squadra ci ha creduto sempre, abbiamo aggiustato un po' di cose e la partita era riuscita a vincere nonostante tutte le disavventure che c'erano state in questa gara. Poi puntualmente gli episodi ci danno una mano, in calcio d'angolo che non esiste, cioè non c'è un calcio d'angolo, poi dopo ci pigli gol, no? Adesso in questo momento qualsiasi cosa fai la paghi a caro prezzo, è quello che dà fastidio, perché i ragazzi avevano sbagliato sì, però ci avevano creduto e avevano fatto una grandissima impresa vincendo una partita sul 3-2, poi dopo c'è sempre qualcosa e qualcuno che ci rovina i piani. No, dell'umore sì, senza dubbio, anche perché comunque il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, oltre alle due reti, addirittura abbiamo avuto anche la possibilità di farne una terza. Poi nel secondo tempo effettivamente siamo stati un po' più fermi noi, e loro si sono rivitalizzati perché hanno creato, insomma, davanti alla nostra area di rigore si vedevano, avevano spunti maggiori, palla al piede rispetto ai nostri. E poi un risultato che è chiaro che a noi sta bene, un peccato perché sul 2-0 non dovevi. È un peccato tutto, però lo prendiamo veramente come di buon auspicio. Ecco, è la mossa di mettere Ristoschi davanti vicino a Boito, è una mossa studiata o era di necessità virtù?
No, di necessità, anche perché Pedalino è uno che non regge tutta la partita, per cui ho preferito mettere in campo soprattutto giocatori che rendono, poi Mark, lo chiamo io Mark, e in quel ruolo ho anche giocato altre volte, tant'è vero che ha fatto bene il secondo tempo, un pochettino meno, si è un po' fermato pure lui. Però questa era l'idea, poi Boito l'ho dovuto sostituire perché comunque non ha avuto un problema all'adduttore, si è dovuto fermare, però va bene lo stesso. Ecco, per le prossime partite sappiamo che si giocherà quasi sempre fino a Natale, come si fa? Allora, sì, poi c'è una parte tagliata, come si fa? Qual è stata la risposta? Si fa, ha detto si fa, siamo pochi, ha detto siamo contati, abbiamo bisogno di qualche giocatore soprattutto in avanti e qualche 2002, quindi sicuramente un mercato che non finisce in casa Nereto. Stefano, ti do qualche dato dal 14 novembre, Castelnuovo Trastevere 1-2, Notaresco Castelnuovo 3-3, Castelnuovo Fiuggi rinviata, San Benettese Castelnuovo 2-0, Castelnuovo Nereto 3-3, in mezzo anche il recupero con la Recanatese da 0-1 a 0-2. Più di un momento, dove la squadra ha segnato poco, che era il marchio di fabbrica di questo Castelnuovo di Guido Di Fabio, anche dall'anno scorso, una squadra che segna tanto, e invece ha segnato poco e si amplificano i problemi in difesa. In difesa Castelnuovo, che non era abituato a prendere questi gol, invece, ma Guido Di Fabio lo dice spesso, che sta lavorando ogni settimana sulla difesa, ci sta lavorando, ma finora benefici non se ne vedono purtroppo. Senti, a proposito di, vabbè, prende tanto, ok, è anche vero che qualche assenza di troppo c'è dietro, però è anche vero che davanti segna poco, ma se Ripa parte dalla panchina, poi entra e fa due gol, come si suol dire, quasi te le vai a cercare. Sì, però dobbiamo capire, allora non è una giustificazione, però cerco di mettermi nei panni dell'allenatore. Ripa ha 36 anni, se è in Serie D non è più nei professionisti, però il Castelnuovo ha un calendario fittissimo dalla settimana scorsa fino al 22, perché in mezzo ci sarà anche la partita di Coppa di mercoledì prossimo. Gli altri non giocano mo' il Castelnuovo alla Coppa, quindi stava cercando di centellinare un po' le forze. Mi metto nei panni del mister se ha potuto fare questo pensiero e questa scelta. Non lo so se è questo. Però è normale che se un giocatore come Ripa non lo puoi tenere fuori. A proposito di Coppa, dico questo così, perché la Lega, l'ND, ha chiamato il Castelnuovo ieri dicendo che mercoledì ci sarebbe stato il recupero col Fiuggi. Okay. Il Castelnuovo ha detto: guarda che ci avete messo già la partita di Coppa. Due partite in un giorno, oggettivamente non quindi li possiamo. Quindi domani si dovrebbe sapere qual è l'impegno del mercoledì. Quindi è ancora su Mutis quale partita da giocare. Sì. Cioè se l'impegno in campionato è il recupero, certo, col Fiuggi o la partita di Coppa. A Castelnuovo mi hanno detto che molto probabilmente salta la Coppa e si gioca col Fiuggi. Ok. Però domani sapremo tutto. Senti, oggi ho parlato, poi vedremo anche gli episodi da Moviola. Oggi ho parlato Natale, Grace in panchina perché? Perché questa notte partirà e sarà fuori fino a domenica o l'altra, perché avrà un impegno con la sua nazionale Under 18, sarà impegnato in un torneo internazionale, classe 2004, che va in una nazionale Under 18. Senti, passiamo dalla parte neretese della sfida. De Luca, oggi grandissima partita. Oggi ho giocato bene. Però anche Ristoschi, che avevamo visto già nelle settimane precedenti essere un giocatore interessante, oggi spostato un po' più avanti, no, questa la porta la vede, Boito la vede la porta. Boito sì, la vede, e Ristoschi anche. Ristoschi è stata una mossa un po' a sorpresa e secondo me ha destabilizzato un po' i piani anche del Castelnuovo, che voleva fare una partita un po' più offensiva, quindi tenere la linea della difesa alta, invece poi non è riuscito a prendere le misure a Ristoschi, che allungava molto la squadra del Nereto. L'aveva preparata bene, Bitetto. L'aveva preparata molto bene e si è visto. Poi è normale, i limiti ci sono, perché se i limiti ci sono poi non hai quella classifica. I limiti ci sono, però il cammino è quello giusto, la via è quella giusta.
Boito è un giocatore molto interessante, molto, ho visto molto anche negli highlights, nelle ultime partite, devo dire molto interessante. Molto. Andiamo a vedere gli episodi da Moviola, però prima, Andrea, volevo chiederti, tu prima hai parlato di deluse, Pineto e Notaresco, e possiamo far tris? Assolutamente sì, ma guarda, se vuoi la mia, non vorrei essere troppo dissacrante, le possiamo mettere tranquillamente tutte e sei. Perché non penso che il campionato della Vastese sia gratificante, il campionato del Nereto non è gratificante, il campionato del Chieti non è gratificante e il campionato del Castelnuovo non lo è altresì. Certo, se il Castelnuovo vince il recupero col Fiuggi, insomma, si comincia a rivedere un pochino il sereno, però il Fiuggi è una squadra forte, ma i dati che hai snocciolato poco fa, nonostante le belle parole che abbiamo speso per la squadra, per come è stata allestita, per gli under importanti che ha, che hanno grande prospettiva, però anche oggi sulla carta era un match, non me ne voglia il Nereto, assolutamente alla portata, pronti via, due gol sotto. È chiaro che c'è qualcosa che non va, e quindi anche il Castelnuovo, non penso che lo stesso Di Fabio in primis, ma anche società e giocatori siano contenti di come sta andando, pur tenendo presente che questa è l'espressione di una frazione di un paese, però ci ricordiamo anche quanto bene ha lavorato questa società e questa squadra e questo allenatore lo scorso anno. E nonostante le buone premesse di questa stagione, non le si sta assecondando, quindi vediamo ora come va il recupero con il Fiuggi, vediamo come andranno le prossime partite, però se dovessi essere sincero, penso che un po' tutte sono al di sotto delle aspettative, un po' tutte le abruzzesi. Vediamo gli episodi da Moviola, Stefano, partiamo dal numero uno, perché allora erano talmente tanti casi da Moviola che quelli, diciamo, un po' più evidenti li abbiamo evitati, altrimenti il rigore del Nereto è netto, e quindi cioè il rigore, esatto, il fallo su Ristoschi oppure il fallo di mano di, no, di Salvatori, sono... cioè quelli, gli episodi netti li abbiamo tolti, altrimenti facciamo, certo, veramente notte. Abbiamo messo quelli un po' più particolari, quelli più discussi, quelli che hanno lasciato qualche interrogativo. Partiamo. Da dove partiamo? Il primo è un fallo su Stefano D'Egidio. Siamo sul, qui? Sul punteggio già di 2-0. Camara sponda di petto per l'inserimento di D'Egidio con Ferrini che apre la lettone, vedi, apre un po' la lettone, va giù subito, il direttore di gara ha fatto proseguire, poi sono entrati anche i massaggiatori del Cassino. Però non lo so, guarda, a velocità normale non sembrava un ti dico la verità, a velocità normale di gioco sembrava un intervento normale di un giocatore che si metteva davanti, proteggeva la palla. Andrea? Beh, un piccolo rischio Ferrini se lo prende, no? Perché allarga il braccio e va a prendere... Lui allarga il braccio per mettere il colpo davanti. Sì, 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 ma allora, l'intervento in sé per sé non è affatto da rigore, proprio assolutamente no. È chiaro che però un piccolo rischio lo prende, perché poi dà un colpo assolutamente involontario a D'Egidio, però nel complesso non penso si possa dare rigore. Io ho qualche dubbio in più, però vabbè. Comunque, vediamo l'altro episodio da Moviola. È il gol annullato a Prestiani. Sì, gol annullato a Prestiani, 2-0, calcio di punizione nello schema, c'è il tiro di Emilio e poi c'è... Prestiani è questo qui. Sì, questo è il momento del tiro. Poi questo è il momento del tiro. C'è Nardini lì che può... Allora, bisogna valutare la posizione di Prestiani in rapporto alla posizione di Nardini, che è il giocatore con la maglia numero 11. Ecco perché abbiamo fatto il fermo immagine. Ecco. Allora, questo è il massimo. Sì, sì, non vorrei che c'è un tocco di Terrenzio e quindi Prestiani ha fatto qualche passo in avanti e lì è fuori gioco, non lo so. È impossibile. Perché se non la tocca, secondo me è buona. Se non la tocca, secondo me è buona. Da qui... Guarda, allora, dietro c'è Ferrini, c'ha una gamba distesa. Ok. Ti ripeto, se non la tocca Terrenzio, secondo è veramente me. Però, però il problema è che non avendo l'inquadratura fino alla posizione di Nardini, Andrea, mi sembra complicato dare una valutazione. Si può andare un po' a sensazione. Sì, alla sensazione è che Ferrini, allargando le gambe in quel modo, in quel momento tenesse in gioco Prestiani. Però appunto resta una sensazione. Sì, sì, sì. Altro episodio, Stefano?
E poi c'è, qui eravamo già nel secondo tempo, quando viene atterrato Ludovici, anche qui la stessa cosa, contatto sempre con Ferrini che anche qui si mette davanti. Qui però sembra più, non c'è neanche qui è proprio questo dubbio. Rispetto al a me primo non no. Sembra ci sia nulla. Rispetto al primo proprio no. Non sembra che, perlomeno la mia sensazione è che sia un contatto normale di gioco e che poi con ogni probabilità la questione sia solo il fatto che si incrociano le gambe. Ferrini usa veramente bene gli alettoni, ecco. Sì, sì. Diciamo che Ferrini usa bene gli alettoni. Bene gli alettoni. Ah, li usa bene. Sì, sì, sì. Oh, Stefano, non ti ho chiesto, siccome siamo in pieno mercato, prima abbiamo visto Esposito. Ecco. Ti rubavo io. Che mi che fino a domenica prossima non si muove nessuno. Si giocherà contro il Tolentino, non sarà una partita semplicissima, soprattutto lì. E poi ci si riunirà con la società e si vedrà il da farsi. C'erano state voci in settimana che volevano Marianeschi e Ripa partire. La società è intervenuta anche per mettere fine a queste voci all'interno del gruppo, perché sembravano che questi risultati stessero arrivando anche per un momento di deconcentrazione, no? In campo, quando tu senti più le voci dal di fuori che non quelle del campo. E allora la società è intervenuta, ha detto no, fino a domenica non si muove nessuno, però fino a domenica bisogna capire poi se arriverà qualcuno o comunque se parte chi partirà e quali sono i veri obiettivi della società adesso che non sei più tra le prime. Io lì volevo arrivare. E visto che te hai fatto giustamente, giornalisticamente, tutto un grande. Ci sono arrivato. Esatto, hai fatto tutto un panegirico. Ma la realtà è che a questo punto le valutazioni sono: che tipo di campionato deve fare questa squadra? Cioè, e a questo punto, col tipo di campionato che deve fare, questo è un organico. È una domanda che ho coerente con il tipo di campionato che hanno in mente in dirigenza. Okay. Perché il campionato del Castelnuovo non era questo, cioè era confermare quello di buono fatto lo scorso anno e magari stavolta entrare nei playoff. Quindi non è questo. E quindi adesso bisognerà capire se l'obiettivo è rimontare, si continua con questa via e magari rinforzare. Se non è più questo l'obiettivo, per qualsiasi tipo di motivo, ci sarà da smantellare, tra virgolette, no, come si dice. Da ridimensionare un organico che a questo punto è sovradimensionato. E anche abbassare i costi a questo punto. Vedremo. Però c'è anche una posizione, secondo me, in bilico a questo punto. Cioè, non lo so, però potrebbe essere anche quella dell'allenatore. Faccio un punto di domanda, non lo so. Okay. Ci metto questa incognita. Ok, secondo te Tolentino? Tolentino è importante, Tolentino. Adesso. E senti, invece in casa Nereto? In casa Nereto, visto che ha detto Bidetto, siamo pochi. Arriverà qualcun altro sicuramente. Ma hanno bisogno di under, l'ha detto Bidetto, ha bisogno di under. Perché Cookie forse ha avuto un problema oggi al ginocchio, quindi poi non ha pochi cambi. Quindi ha bisogno di attaccanti, ha bisogno di qualche under in più. Però secondo me la strada è quella giusta. Cioè, allora, il problema è che là davanti poi i tuoi playout li devi agguantare, perché se no anche con la differenza di punteggio tu non la fai. Okay. Però il primo tempo contro il Porto d'Ascoli è stato un primo tempo importante, fatto bene. Poi hai perso, però era fatto bene. Se la partita contro il Castelnuovo era stata approcciata bene, in vantaggio 2-0, quindi ripartire da questi due tempi, secondo me, posso dare fiducia a Bitetto e alla società. Grazie Stefano. Ciao a tutti, adesso. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi torniamo. Buonasera a Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Oggi all'Angelini di Chieti. Sì, dopo tanto tempo. Dopo tanto tempo, quanto tempo? È parecchi anni che mancavo. Ho seguito il Chieti in altre occasioni, ma non era parecchio che non tornavo all'Angelini. 1-1. 1-1. Valentino, vediamo il servizio. Su forze, dal numero 2, Nonni,
Rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria all'Angelini il Chieti, che non va oltre l'1-1 contro un Tolentino che non gioca la sua miglior partita ma che si conferma avversario ostico. Conferma il 3-5-2 Lucarelli, che adatta Pietrantonio sulla linea dei difensori a causa del forfè degli infortunati Aquilanti e Bassini. Leggero turnover per Mosconi, che nel 4-3-3 iniziale non schiera Capezzani e Padovani, che partono dalla panchina. Spazio a Mengani a centrocampo e Cicconetti in avanti. La contesa si apre al 17esimo, primo calcio dalla bandierina per il Chieti e stacco di Akamadu che braccato spedisce al lato, ma sono gli ospiti a sbloccare la gara al 25esimo. Rimessa lunga con le mani di Nonni e la rasoiata ribattuta da Fusco, che però nulla può sul tapin vincente di Zammarchi, che trova la rete del vantaggio cremisi. 1-0. Il Chieti però potrebbe subito rifarsi al 26esimo. Gran sgroppata di Divino sulla sinistra e palla filtrante al centro per Akamadu, che però viene anticipato dalla tempestiva chiusura della difesa cremisi. Il pari si concretizza al 35esimo. In ripartenza Siragusa viene messo giù in area, il Chieti reclama il penalty, la sfera però passa e arriva a Consorte, che con una conclusione ad incrociare trova la rete del pareggio e fa 1-1. Al 40esimo Mele rimedia il cartellino giallo per questo fallo, era diffidato, salterà la prossima partita. Nel finale di frazione al 42esimo rischia tantissimo il Chieti, che pasticcia. Zammarchi salta con un pallonetto Fusco in uscita ed è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Pietrantonio, che gli vale come un gol. Ancora pericoli per la difesa teatina in apertura di ripresa. Al 10esimo scambio tra Padovani e Severini, con quest'ultimo che salta il diretto marcatore, entra in area al cross basso e Verna che spedisce in corner salvando ancora una volta i neroverdi. Sul successivo tiro dalla bandierina Tortelli calcia, botta sicura dal cuore dell'area, la conclusione però è centrale e Fusco si salva distinto spedendo oltre la traversa. Ancora cremisi pericolosi al 25esimo, corner di Severini e colpo di testa di Strano con Fusco che spedisce in corner, ma l'occasione più ghiotta al 38esimo è per capitan Pietrantonio, che su punizione da posizione invitante fa partire il sinistro a giro con la sfera deviata sulla traversa dall'estremo marchigiano Bucosse, per la disperazione dei tifosi teatini. Ultimo sussulto in pieno recupero al 47esimo, angolo per la squadra cremisi e gesto tecnico di Tortelli che in rovesciata spedisce al lato. Termina 1-1. Al triplice rischio Chieti e Tolentino si dividono la posta in palio, un pareggio che però non soddisfa il patron neroverde Trevisan, che a fine gara vede il bicchiere mezzo vuoto ma conferma Lucarelli sulla panchina neroverde e domenica si torna di nuovo in campo. Purtroppo oggi devo dire che non sono soddisfatto, perché al di là del risultato e il punto portato a casa, credo che anche quella punizione di Pietrantonio, insomma, ancora la traversa sta vibrando. L'avversario comunque era un buon avversario, non aveva fatto molto bene fuori casa fino ad oggi, un punto per loro, un punto per noi. È una situazione, una decisione salomonica, però credo che il Chieti oggi forse meritava un po' di più del pareggio. È chiaro che non concretizziamo le occasioni e c'è qualcosa da rivedere anche secondo me a livello di gioco, perché insomma lasciamo troppo il controllo della palla agli avversari, ma penso che il mister questa settimana lavorerà per migliorare anche l'assetto complessivo della squadra. Devo dire comunque una buona partita, insomma, non mi posso lamentare. No, diciamo che per quanto riguarda le interviste, io credo che sia il mister che il direttore sportivo in questo momento devono essere lasciati sereni di lavorare, a lavorare, quindi comunque la voce della società sarà la mia fino ad oggi, o quella del presidente Mergiotti, perché parleremo noi con i giornalisti. Vabbè. Visto che comunque non è soddisfatto di questo risultato, Lucarelli è in discussione? No, Lucarelli non è in discussione. Lucarelli deve solo lavorare, deve essere sereno, deve andare avanti per il lavoro che sta facendo e assolutamente andiamo avanti così, anche perché comunque le ultime due partite, una vittoria fuori casa e un pareggio oggi a Chieti, comunque sono risultati che meritano, insomma, considerazione e rispetto nei confronti del mister. Ma è piaciuta o non è piaciuta la partita?
Ma da quello che avete sentito anche voi, il presidente non era molto soddisfatto del risultato, però ha parlato anche di un gioco che stenta un po' a decollare e del fatto che bisogna lavorarci. Effettivamente oggi il Tolentino non ha giocato una delle sue migliori partite, è vero che il Chieti ha avuto le sue occasioni, sicuramente tra tutte la punizione di Pietrantonio, sì. Di Pietrantonio, che però ha rischiato anche in più di un'occasione di incassare la rete Cremisi, per cui e poi ecco, come diceva anche il presidente, per lunghi tratti ha lasciato l'iniziativa all'avversario. Il Chieti è una squadra e secondo me anche per questo motivo fa fatica soprattutto in casa, dove ad oggi non ha mai vinto, perché anche oggi è rimandato l'appuntamento, sì, con la vittoria all'Angelini. È una squadra che gioca molto di rimessa, è una squadra che punta molto sulle ripartenze, però fa fatica quando poi deve andare ad impostare la partita. Poi c'è anche il discorso che riguarda la difesa. Oggi è vero che Pietrantonio ha salvato anche il risultato in un'occasione, sì, immolandosi, sicuramente è migliore in campo. Beh certo, se avesse anche segnato, salva da una parte, segna dall'altra. Però c'è anche questo discorso, ci sono sia Aquilanti che Bassini infortunati, quindi sì, Pietrantonio è stato adattato a quel ruolo, quindi probabilmente si tornerà anche sul mercato sia per prendere qualcuno in difesa che in un altro ruolo, insomma, davanti, dove comunque si fa fatica, se pensiamo tra l'altro che il gol è arrivato da un giovanissimo, certo, difensore, quello di oggi. Oh, intanto fatemi salutare in collegamento Federico Alonzi, giocatore della Vastese. Ciao Federico. Ciao, salve, buonasera. Buonasera a te. Oh, tra un po' veniamo da te perché la Vastese ci ha regalato l'unica gioia della giornata, vincendo 3-0 contro l'Aurora Alto Casertano. Tra poco la Vastese, ovviamente. No, permettimi di dire l'ultima su Lucarelli, perché poi, visto che comunque ho visto il presidente che non era, insomma, soddisfatto del risultato, ho chiesto anche in relazione alla posizione di Lucarelli, sì, sì, la sua. Insomma, che può dormire sono tranquilli relativamente, è vero che il presidente lo ha confermato, però insomma i risultati devono cominciare ad arrivare. Assolutamente sì. Intanto io stavo per andare da Andrea, ma siccome c'è stato il pareggio dello Zenit al 95esimo, no, e esultanza direi da stadio, che voi non avete. No, io ho sempre paura del VAR, perché purtroppo. Perché c'è il dubbio? No, non lo so, non c'è, ho neanche dubbio? Visto il gol, però cioè in Serie C o in Serie D quando è gol è gol. Certo, va bene. In Serie B, in Champions oramai con le unghie, con il capello che è al di là, non si può. C'è mai pareggio dire dello Zenit San Pietroburgo, non mi sembra. Io che ci non siano, ho visto nulla perciò. Quindi noi insomma per il momento dai, diciamo che la paura dovrebbe essere scappata. Senti Roberta, ti chiedo come hai visto e come secondo te deve interpretare a questo punto il campionato il Chieti, posto che è un po' particolare il fatto che sia sempre la società che adesso ha detto Trevisan ci mette la faccia. Sì, anche questo è. Cioè, è una cosa che io forse non sarò un po' particolare io. Cioè, se le cose vanno bene, perché lo staff tecnico non. Esatto, per questo poi ho chiesto lumi, anche per questo motivo, perché poi lui ha annunciato questa cosa, ha chiaramente detto che il
l'allenatore e il direttore sportivo adesso devono essere lasciati tranquilli, lasciati lavorare, quindi saranno lui e Mergiotti la voce della società, quindi saranno loro a parlare con i giornalisti di volta in volta, ovvero i due presidenti, però non permettono alla stampa quindi di intervistare altre voci, e questo, come dicevi tu, secondo me è segnale di un qualcosa che comunque evidentemente ci sono delle pressioni. Potrebbe anche essere una valutazione, certo, una scelta, certo. Non so, mi lascia un po'... Sui generis, quantomeno, però accettabile. Oh, Andrea, è finita, niente VAR, quindi possiamo tornare da te. Ecco, come la interpreti questa decisione? Parla la società e basta. Sì, in effetti ci stavo riflettendo in precedenza. Non so, a me sembra come voler... è un po' un piccolo segnale di sfiducia nei confronti dell'allenatore, probabilmente, perché normalmente è l'allenatore che parla, poi oltre all'allenatore a volte può parlare la società. Il fatto che per due volte parli soltanto il patron, non so, è come un voler tenere questo atteggiamento di quasi di sfiducia nei confronti dell'allenatore. Ora, non mi vorrei avventurare oltre rispetto a questo discorso, però è comunque singolare, anche perché le voci circa un esonero di Lucarelli, che peraltro io stimo e lo ritengo un allenatore assolutamente all'altezza della situazione, girano già da tanto tempo. Ora, il Chieti è reduce da una vittoria esterna, oggi ha pareggiato una partita nella quale il Torrentino forse ha fatto qualcosina in più, specie nel secondo tempo, però poteva vincerla con quella punizione di Pietrantonio. La prossima trasferta sarà su un campo che potrebbe portare altri punti al Chieti, se guardiamo il tipo di campionato che sta facendo l'Alto Casertano e quello che sta facendo il Chieti in trasferta, quindi probabilmente pazientare potrebbe essere la cosa migliore, perché se arriveranno i tre punti di domenica, che vanno conquistati, e con ulteriori aggiustamenti in chiave mercato, e ci siamo già espressi dove secondo noi questo Chieti dovrebbe intervenire, probabilmente uscirà fuori una squadra che deve badare al sodo, deve salvarsi, conoscere il campionato, consolidarsi e poi cercare in futuro di fare un campionato che sia degno di questa piazza, perché io sono convinto che i tifosi saranno vicini ai giocatori e anche alla società se si faranno le cose per bene. Ora, non pretendendo la luna, però è chiaro che in una piazza come Chieti, una volta che fai due o tre campionati di Firenze Redi, prima o poi ti chiederà di tornare tra i professionisti. Quindi, insomma, questo è uno sguardo più ad ampio raggio. Ora però è importante la salvezza tranquilla. A proposito di Aurora Alto Casertano, battuta dalla Vastese oggi 3-0, e allora passiamo in casa aragonese vedendo il servizio della partita di Samuele Mucci e poi lo commentiamo con Federico Alonzi. Partita difficile per la Vastese contro l'Aurora Alto Casertano, valevole per la 13ª giornata di campionato. Una partita complicata, con la squadra ospite che è riuscita a resistere all'offensiva della squadra di casa per 80 minuti, fino all'arrivo dei gol della squadra aragonese. All'ottavo minuto Leno ci mette un cross invitante a Ceccacci, che colpisce al volo, ma il tiro viene messo in corner da Vitiello, e dal calcio d'angolo Diallo effettua un cross che Agnello colpisce di testa, ma ancora una volta l'estremo difensore evita il gol. Vastese a trazione anteriore con Ceccacci che al 15° minuto colpisce la palla con un tiro che scavalca Vitiello, ma la traversa salva la squadra ospite. Ancora la Vastese che vuole trovare il gol del vantaggio e ci prova con Scafetta al minuto 16, ma la retroguardia campana respinge e si rimane ancora sullo 0-0. Al 28° arriva la reazione dell'Aurora Alto Casertano con Vita che, innescato da Amabile, prova un tiro rasoterra ad incrociare che sbatte sul palo, negando al numero 9 campano la gioia del gol. Al 32° ci prova Agnello con un tiro che però esce al lato e finisce così 0-0 il primo tempo tra Vastese e l'Aurora Alto Casertano. Inizio della ripresa a ritmi lenti, ma comunque con lo stesso copione del primo tempo. La partita infatti è ancora bloccata, nonostante gli assalti della Vastese, la retroguardia campana riesce a resistere. Al 22° doppio cambio in casa Vastese. Escono infatti De Angelis e Lenoci ed entrano Alonzi e Panaioli.
Al 29esimo Bianchi prova con un tiro, ma la palla esce fuori. Al 37esimo cade il muro campano e la Vastese passa in vantaggio. Un'uscita di Vitiello fa impennare la palla e Monza si inserisce e calcia a porta vuota, mettendo a segno la sua seconda rete stagionale. La Vastese ormai è un fiume in piena e al 42esimo Agnello calcia una punizione interessante, deviata però dalla barriera e respinta poi da Vitiello in calcio d'angolo. Un minuto dopo arriva il raddoppio della Vastese. Amabile perde il pallone a centrocampo. Monza innesca Alessandro che trafigge Vitiello e timbra il suo settimo sigillo stagionale. Durante il recupero arriva anche il tris degli aragonesi. Panaioli serve il subentrante Alonzi che percorre diversi metri, si accentra e calcia con un tiro angolato mettendo a segno la sua seconda rete in stagione. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità con la Vastese che vince meritatamente per 3-0, conquistando così 3 punti molto importanti per la classifica. Aurora Alto Casertano esce invece nuovamente sconfitto, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. L'Alto Casertano, tutte le partite che ha giocato, finché non hanno fatto gol, tutte le squadre sono state sempre in partita. Tra parentesi, oggi hanno cambiato 6 calciatori e quindi hanno portato uomini nuovi che hanno fatto una buona figura, e quindi le partite se non le sblocchi, se non lotti fino alla fine, fai fatica sempre a segnare e a trovare poi il bandolo della matassa. E noi ci aspettiamo i gol da Alonzi, però è entrato con lo spirito giusto, ha attaccato lo spazio come piace a me e quindi si è trovato in profondità più di una volta, e questo è quello che deve fare, però insomma c'era anche un avvicendamento, perché comunque domenica scorsa si è speso tanto, abbiamo un'altra partita tra 4 giorni e quindi dobbiamo valutare un po' tutte la performance di ognuno e il momento in cui uno si trova. Purtroppo chi perde spiega, chi vince racconta. Questa è una partita che secondo me fino all'80esimo è una partita dove sicuramente, specialmente nel secondo tempo, la Vastese ha cercato di fare un po' più la partita, però credo che azioni pericolose dove possiamo dire che ci hanno creato problemi non ce ne sono state, tranne qualche seconda palla e qualche mischia in aria, mentre che noi magari anche cercando di fare delle triame di gioco e cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria che stava abbastanza alto, credo che abbiamo mancato il gol più di una volta. Però è chiaro che è difficile raccontare una partita quando si perde 3-0, quindi onore alla Vastese, è un periodo negativo, stiamo cercando di migliorarci in tutti i reparti, però è chiaro che poi quando vai a perdere 2-3 calciatori che per noi sono importanti per affaticamento o per infortunio, poi abbiamo una squadra di ragazzini e quindi diventa a volte difficile. Oh, Federico, vengo da te perché sarebbe troppo semplice dire, beh, insomma, entra Panaioli, entra Lonzi, alla fine la Vastese con gli ingressi in corso d'opera la vince la partita. No, invece la mia domanda è un po' più complicata, e cioè che cosa ti ha detto il presidente Bolami quando sei andato ad esultare da lui? No, il presidente prima della partita mi ha detto: guarda, oggi non parti titolare, ma appena entri sicuramente farai gol e vieni da me. E così è stato, è stata la prima cosa che ho fatto. Stata insomma la premonizione. Sì. Inizialmente, prima della partita, e sono riuscito a fare gol all'ultimo e sono andato da lui. Senti, partita più complicata di quello che ci si potesse aspettare, eh? Sì, queste sono partite che secondo me se non riesci a sbloccarle subito poi si mettono, cioè sono difficili. Siamo arrivati fino all'80esimo sullo 0-0 e dopo che al primo tempo secondo me avremmo potuto fare diversi gol. Poi come si è visto, facendo l'1-0 siamo riusciti a fare anche il secondo e il terzo. Sono partite complicate perché se non riusciamo a far gol subito poi giustamente loro si difendono, si arroccano, al secondo tempo hanno messo altri due difensori e era difficile far gol. Meno male siamo riusciti a farlo all'80esimo e poi abbiamo dilagato un po'. Federico, ti voglio chiedere, siccome si è parlato molto, si continua ancora comunque a parlare del fatto che la Vastese potrebbe essere in cerca di un attaccante, ecco, uno che come te di ruolo fa proprio quello, ti chiedo che cosa si prova comunque poi a sentire che si cerca qualcuno per dare ulteriore peso all'attacco. No, ma a me, sono sincero, non fa né caldo né freddo. Ormai a 25 anni cioè, sono abituato ad andare a squadre dove si cerca l'attaccante, si cerca il difensore, il centrocampista.
ma a me non fa né caldo né freddo, io lavoro giorno per giorno sperando sempre di migliorare. E vengo da una stagione abbastanza positiva dove l'anno scorso ho fatto 14 gol, quindi cioè, non mi reputo né il più forte né il più scarso, quindi ti ripeto, io lavoro per il mio e cercando di migliorare giorno per giorno. Senti, vi aspettavate, se vediamo la classifica, qualcosina in più al netto, insomma, il fatto che avete una partita ancora da giocare, però vi aspettavate qualcosa in più? Sicuramente sì, perché alla fine siamo una buona squadra, fatta di ottimi individui, e certamente la classifica secondo me è un po' bugiarda per la squadra che siamo. Speriamo il prima possibile di poter risalire e poter iniziare a fare dei filotti di vittorie che ci fanno raggiungere almeno i playoff. Adesso ci sarà la trasferta di Fiuggi. Andrea, non so se avevi qualche considerazione con Federico Alonzi. Sì, le differenze tra il girone dello scorso anno e il girone che stai affrontando quest'anno. Beh, il girone dello scorso anno, essendo un po', cioè, laziale, Campania, Sardegna, secondo me un po' più roccioso, un po' più basato su botte, e qui si gioca un po' più a calcio, trovi società, bei campi, bei stadi. Il girone G è diverso. A Roma purtroppo non ci sono stadi come a Basto, come tutti più o meno i stadi del girone F, e trovi cioè, è un calcio un po' diverso, un po' più basato su botte, e qui si gioca si gioca un po' più a calcio. Ti volevo chiedere se, visto che affronterete il Fiuggi e che in vetta c'è il Trastevere insieme alla Recanatese, se tu credi che queste squadre, l'avevo chiesto anche domenica a Cardella, che anche lui ha giocato nel girone G, se tu pensi che queste siano squadre che possano tenere fino alla fine? Beh, il Trastevere sono anni che fa questo tipo di campionati, sono 3-4 anni che è sempre primo, poi nelle ultime partite si uccide da solo. Sì, secondo me potrebbero continuare questa scia perché sono due ottime squadre. Il Trastevere, ripeto, hanno una mentalità da diversi anni. Il Fiuggi quest'anno è una vera e propria sorpresa, fatta di ottimi giocatori, sì, però non pensavo mai che stesse lì. Federico, io ti ringrazio. Grazie per essere stato con noi e buona serata. Grazie, complimenti per il gol. Buona serata a tutti. Grazie mille a Federico. Arrivederci. Alonzi, resta qui, perché adesso chiudiamo il giro con una squadra che, insomma, te conosci, diciamo, discretamente bene. Pareggio. Dai, discretamente, sto utilizzando un eufemismo, lo sto facendo appositamente. No, maestro, sto utilizzando un eufemismo. Castelfidardo Pineto, 1-1, vediamo. 1-1 è un tempo per parte tra Castelfidardo e Pineto, divisione della posta giusta, anche se in casa abruzzese c'è il rammarico di aver subito la rete del pareggio dei padroni di casa pochi minuti dalla fine, con la squadra di mister Pomante che sembrava in controllo sull'avversario. Non è stata una partita spettacolare, giocata su un campo insidioso reso viscido dalla pioggia dei giorni scorsi. Si diceva di due squadre che si sono divise un tempo per parte, il primo a vantaggio dei fidardensi, oggi in una inusuale casacca rossa, dopo un inizio un po' sofferto per via di un paio di insidie costruite prima da Minnozzi e poi da Della Quercia, la squadra di Manoni si fa preferire per una migliore organizzazione di gioco, per un centrocampo ben orchestrato da De Cesare e da Palladini. Ma è dalla mezz'ora in poi che i marchigiani iniziano a far paura quando schiacciano l'avversario nella propria tre quarti, creando più di uno spavento a Mercorelli. Il lancio di Palladini a occhi chiusi per De Cesare genera un'occasione su cui l'estremo ospite è costretto a metterci i guantoni. Sul finire di tempo Del Mastro va giù in piena area, il Pineto chiede il rigore, la sensazione è che il fallo possa esserci. Pepe protesterà a lungo e rimedierà il cartellino giallo. Nella ripresa si assiste ad un'altra gara, il Pineto alza i ritmi, guadagna metri, l'inesauribile Pezzotti macina chilometri e va anche vicino al gol su un'azione prolungata che porterà lo stesso Pezzotti a colpire il palo, complice anche la deviazione provvidenziale dell'estremo di casa. Il rigore che porterà in vantaggio gli abruzzesi arriva al
14esimo. Fallo ai danni di Esposito, dal dischetto Minnozzi non sbaglia, esecuzione chirurgica dagli 11 metri. Minnozzi lascerà poco dopo il campo per Ciarcelluti. Il Pineto in pieno controllo dell'avversario, ma al 41esimo arriva la beffa. Braconi pesca Cardinali sul palo lontano. La difesa biancazzurra si lascia sorprendere e per il numero 18 di casa arriva il sesto centro stagionale. Gli ospiti protesteranno per la sospetta posizione di offside di Cardinali al momento del traversone e in pieno recupero il Castelfidardo sulle ali dell'entusiasmo andrà addirittura vicino al gol del successo, ma Mercorelli concederà solo un paio di tiri dalla bandierina. Pineto che non vince da 5 partite e domenica arriva il Notaresco fermato in casa dalla San Benedettese. Mister, un tempo per parte, un risultato giusto 1-1, però nella prima frazione di gara, soprattutto nella seconda parte, voi avete schiacciato il Pineto e avevate in pratica il centrocampo in mano. Sì, diciamo che io parto dal presupposto che oggi la mia squadra secondo me ha fatto una grandissima partita, un grandissimo primo tempo e di questo sono solo che orgoglioso, perché affrontavamo una squadra forte, una squadra costruita per fare un campionato di vertici e giocarsi il campionato. Io non dimentico mai da dove siamo partiti e quello che siamo diventati adesso, quindi sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. Poi, come dici tu, secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni per poter andare in vantaggio e poi normale no, però noi ancora non siamo prontissimi ad affrontare una partita ogni tre giorni. E il secondo tempo un pochino siamo calati, abbiamo perso magari un po', sì, come dicevi tu, il centrocampo, però dopo ci sta, di fronte, ripeto, di fronte c'è una squadra che è forte, una squadra che ti mette in difficoltà. Mister, che cosa ha detto ai suoi ragazzi alla fine del primo tempo? Dove avete sofferto in pratica l'iniziativa del Castelfidardo? Poi nella ripresa però abbiamo visto un Pineto completamente diverso. Sì, il primo tempo non siamo entrati benissimo, avevamo poca cattiveria, poca lucidità quando avevamo palla. È vero che le condizioni del più alto del vento, il vento contro, non ci avvantaggiavano quando avevamo la palla. Loro erano però molto più cattivi di noi. Poi nel secondo tempo siamo entrati con la cattiveria giusta, con la testa giusta e abbiamo preso in mano la partita. Giustamente siamo andati in vantaggio. Poi l'episodio finale del gol loro un po' ci ha spiazzato, cioè nel senso, perché per me era fuori gioco netto, non 2 metri di fuori gioco. Il problema è che ultimamente gli episodi ci stanno sempre andando contro. Nel primo tempo anche un calcio di rigore non concesso a Del Mastro. Sì, da quello che mi dice Francesco, rigore netto, però come ho detto prima, ultimamente gli episodi ci stanno sempre andando contro, però è un momento così, dobbiamo reagire, sono 5 partite che non riusciamo a vincere. Però io vedo i ragazzi vivi, perché oggi, soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto un'ottima prestazione, una prestazione di carattere sopra un campo difficile, con una squadra organizzata che sta facendo bene. È normale che un campo del genere a noi non ci avvantaggia, però secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita e meritiamo la vittoria. Forse dovevamo essere un po' più cattivi e più lucidi nel chiuderla, però adesso dobbiamo pensare subito alla partita di domenica con Notaresco, perché è un derby per noi, ma noi, a parte il Notaresco, per noi è una partita importantissima, perché come ho detto prima sono 5 partite che non vinciamo e ci teniamo tanto. Oh, questi i riflessi firmati, le parole anche dei due allenatori, soprattutto quelle che ovviamente ci interessano più da vicino, quelle di Marco Pomante, che parla anche di episodi. Poi facciamo una valutazione un po' più sul momento, perché insomma il Pineto non vince da 5 partite e una squadra come il Pineto non può non vincere da 5 partite. Però vediamo gli episodi, sono 2 in realtà, perché poi il calcio di rigore che viene assegnato, mi sembra netto, su Esposito, fa lo suo Esposito in area di rigore. Sono 2 gli episodi, ovvero il calcio di rigore non fischiato a Del Mastro e il gol del pareggio di Baldoni, che secondo il Pineto, ma lo vedremo, è in posizione di fuorigioco nel momento in cui parte il tiro cross. Vediamo. Allora, questo è il rigore non dato, cioè Pepe in area di rigore. Allora, Maurizio, ti chiedo la cortesia però di mettere a tutto schermo senza il ticker e quant'altro, altrimenti vediamo poco. Grazie. Oh, scusate, ma io mi avvicino, magari voi non mi vedete, però io devo...
Cioè c'è un giocatore che impalla proprio in quel momento, c'è Pepe che impalla in quel momento, quindi allora le proteste sono subito veementi da parte di Pepe, che. Però il pallone mi sembra che cambi decisamente traiettoria, cioè che Del Mastro Andrea la tocchi e che il pallone segua la traiettoria della puntata di Del Mastro. È un rigore netto. Sì, sì, è per anche perché netto. Il difensore ci mette cioè, poco, perché c'è poco da girarci intorno, arriva prima e viene sgambettato, è rigore. Non c'è né perché un accentuare né nulla. È un intervento incauto sull'uomo del difensore Castelfidardo, calcio di rigore. Sono d'accordo con Andrea, sì, perché come dicevi anche te, la palla prende la direzione, viene toccata, prende proprio la direzione che Del Mastro arriva prima. Cioè, non è che ci sia, cioè se la palla fosse andata con una traiettoria verso l'esterno dell'area di rigore, allora uno potrebbe dire beh, forse è stata anticipata, invece no, la palla è stata toccata lì da Del Mastro che è arrivato in netto anticipo e c'è il fallo del difensore. Ma è anche una dinamica molto naturale, molto solare, lì anche l'assistente che probabilmente ha anche una discreta visuale, anche meglio dell'arbitro, perché lì c'è un mucchio, l'arbitro noi non lo vediamo. L'arbitro noi non lo vediamo, quindi è probabile che dov'è. Sia impallato. Sicuramente non è impallato l'assistente, che si sarebbe potuto prendere anche questa responsabilità, perché sembra tutto tanto nitido. Ok, e va bene. Vediamo anche adesso il gol del pareggio. Dell'1-1, sì. C'è questo tiro... E il gol di Baldoni, il tiro è del numero 11 e Baldoni di Bracconi e Baldoni che arriva sul secondo palo. A me questo sembra fuori gioco. No, è dietro, parte da dietro. A me questo fuori gioco sembra proprio, ragazzi, non scherziamo. No, è gol regolare, gol regolare. Assolutamente no, regolare. No, c'è il giocatore del Fineto sul primo palo. Ma è talmente solare che neanche questo è un po' come il rigore di prima. Rigore per il Pineto che manca, gol assolutamente regolare. Sì, c'è il giocatore del Pineto sul primo palo, parte da dietro. No, assolutamente, assolutamente no. Prima abbiamo chiesto a Stefano che succede a Castelnuovo, a te chiedo che succede al Pineto, nel senso che adesso c'è un bivio, e che bivio, in casa contro il Notaresco domenica. Se, questa è una partita importantissima per il Pineto, per quanto mi riguarda, ma non tanto per la caratura dell'avversario, è vero, è un derby molto molto sentito, ma è proprio una partita importantissima per il cammino che il Pineto sta facendo in questo momento, al di là che si giocherà appunto col Notaresco, perché il Pineto non vince da 5 partite. È vero che ci sono stati c'è stato in questo ultimo periodo degli episodi che hanno condizionato in qualche maniera alcuni degli ultimi risultati, però è anche vero che io sento, stavo prima ascoltando Pomante e sono diverse partite che dice Pomante l'approccio non è stato dei migliori, ripete le stesse cose, no, quindi cioè se l'approccio non è stato dei migliori 1, 2, 3 volte comincia a essere un problema di approccio, quindi, ma anche questo fatto della poca cattiveria, lui lamenta spesso questo fatto anche di avere giocatori con poca cattiveria, quindi comunque io credo che qualcosa che non vada ci sia, anche da un punto di vista, credo che debba lavorare anche da un punto di vista mentale, perché sicuramente come dicevo qualche settimana fa, forse perché conosco abbastanza questa squadra, mi permetto di prendermela questa licenza, sì, perché dicevo che era importante non entrare in questo tunnel, invece il Pineto c'è entrato, anche da un punto di vista mentale bisogna assolutamente lavorarci, perché sicuramente la squadra nelle ultime partite si è un po' era sicuramente delusa. Altro fattore, sono estremamente, che saluto peraltro, deluso da tutte le squadre abruzzesi, perché pensavo che quest'anno fosse quello buono per il salto di categoria del Pineto e del Notaresco. Ciao Aldo. Sono d'accordo con Aldo, all'inizio della stagione lo dicevamo e sicuramente quello che ha detto Andrea prima mi trova d'accordo, ovviamente per quello che ci aspettavamo da queste squadre purtroppo un po' di delusione c'è anche da parte di noi addetti ai lavori. Secondo voi il campionato che sta facendo il Pineto rispetta chi ha le aspettative di Silvio Brocco? Andrea, secondo te rispecchia? Ma l'ho detto prima, no, in questo momento la risposta è no,
poi il campionato è lungo, il Pineto è una squadra specialista nelle rimonte, ma abbiamo anche sottolineato che spesso queste rimonte arrivano molto da dietro e quindi poi risultati tangibili difficilmente ve ne sono. Bisognerebbe fare un grandissimo girone di ritorno, essendo però a un raggio di distanza quando inizio questa rincorsa di diverso tenore. Quindi anche stiamo, perché Roberta, stiamo a vedere, ma io penso che non sia contentissimo in questo momento il presidente. Anche perché ci scrivono, il Pineto ha giocatori con poco carattere, Valerio. Io questo non entro nel merito e lo... più che carattere, penso che lui intenda questa famosa cattiveria agonistica di cui parla anche Pomante nell'intervista. La questione, banalmente, come diceva Andrea, è che spesso ci sono state delle rimonte che però partivano da talmente un distacco enorme che poi hanno portato sì ad un grande recupero, ma mai a poter provare a pensare al primo posto, onestamente. No, più che più la parte della scorsa stagione, che poi il Pineto ha vinto i playoff, però effettivamente non è riuscito negli ultimi anni a lottare per il primissimo posto. Per sì, primato. Io parlo di primissimo posto. Di primato, resto, di primato ovviamente. Sì, sì, io parlo di primato. Resto. Sì, è vero questa cosa, perché comunque bisognerebbe capire se effettivamente il Pineto voglia salire. No, in realtà no, almeno io insomma... Anche perché molti... Nel senso non che non voglia salire, però i dirigenti e Roberto Giammarino, che certamente non mi potrà, perché l'ha anche dichiarato in conferenza stampa all'inizio dell'anno, ha detto la nostra dimensione è la Serie D. Esatto. Poi si arriva tanto meglio, però diciamo che non è un assillo quello del primo posto. No, infatti da quello che dice la società, anche per bocca del direttore Giammarino, effettivamente è così, in sostanza bisognerebbe effettivamente capire se ci sono le possibilità o meno. Saremo a vedere. Oh, intanto sicuramente sarà una partita da non perdere perdere per le due squadre, ma da non perdere per noi, perché sarà imperdibile, ecco. No, per le due squadre meglio. Il pareggio non servirebbe probabilmente sì, certo, perché il pareggio serve a poco ad entrare. Ma anche perché una vittoria potrebbe rilanciare il prossimo turno. Lo vediamo il prossimo turno, Maurizio, visto che siamo in chiusura. Allora Alto Casertano Chieti, Fiuggi Vastese, Monte Giorgio San Benedettese, Nereto Fano, Pineto Notaresco. Io ammetto che domenica, siccome c'è anche Teramo ancora, ma alle 17.30 prima faccio un salto al Mariani Pavone. Assolutamente, poi, ti vogliamo. E poi vado al Bonolis, devo essere onesto, proverò a far doppietta. Magari andando via qualche minuto prima, ti lascerò il proscenio e solo come discretissimo osservatore. Porto d'Ascoli, Vasto Girardi, Recanatese Matese, Tolentino, Castelnuovo, Trastevere, Castelfidardo. Maurizio dalla regia mi dice: io invece domenica me ne sto a casa, purtroppo per lui non può, però perché ci saremo certamente in una domenica da non perdere, e da non perdere anche la nostra domenica, che partirà con la Serie D e poi vedrà alle 17.30 le due abruzzesi Serie C in campo. Grazie Roberta. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a te, grazie Andrea. Che sorridi già, perché già pregusto. No, perché ti vai a vedere una bella partita. Sì, faccio il double. Di quelle che possono salvare anche una stagione, chi lo sa. Faccio il double, faccio 14.30 e poi magari andando via 10 minuti prima vado a... Ti invidia pure probabilmente, anche Aldo Fattore. Sì. Se potesse anche lui farebbe la doppietta. Sì, sì. Va bene, grazie Andrea, ciao! Ciao a tutti! Ciao, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Maurizio da qui in regia, ma soprattutto a tutta la squadra, tecnici e giornalisti, non li nomino tutti, altrimenti poi prendo una lavata di capo, che ho chiuso anche questa sera troppo tardi, ma li saluto tutti, tutta la squadra di TV6, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica, da non perdere, dalle 14.20, l'Abruzzo del pallone, non stop. Buona serata!